po' di trasloco, perché il trasloco va fatto, c'è, è la necessità, e questa musica lounge, perché, guardate, mi fate vedere, ecco, guarda che figata questa, è l'Università Statale di Milano, guarda che bella. Hanno messo gli scivoli per evacuarla in caso di incendio. Come sulle aeree. No, sto scherzando, quella roba non l'hanno fatta i pompieri, l'hanno fatta i designer. È un'installazione di design. Senti come suona bene design. Come chic. Mentre lo dici sembri già ricco. Non come Cairo, ma ricco. Design. Perché a Milano questa è la settimana del design. Vero Pardo? Sì. Milano, Salone del Mobile al Via, in fiera attesi 300.000 visitatori, code, file come ai tempi di Expo. Code come ai tempi di Expo. Tra l'altro devono ancora smontarla, l'Expo dell'anno scorso di design. Perché non hanno più i soldi di design, dal momento che hanno fatto un sacco di debiti, ma di design. Cioè, pare che l'Expo abbia lasciato così tanti debiti che il simbolo adesso è diventato l'albero della Visa. Comunque, la cosa incredibile è che Milano è la capitale mondiale del settore, lo sapete, vero milanesi? Sì, lo sappiamo, lo dico agli italiani, lo dico per quelle regioni, quelle quattro regioni che non lo sanno, che però sono state accorpate. Allora, Milano è la capitale, esatto, dove si vota, le quattro regioni dove si vota. Grazie, Paolo, vuoi fare l'autore? Ok. Non è New York, non è Shanghai, è Milano. Se tu sei un architetto di Brisbane, e ti sei inventato un asdraio di pietra pelosa, non vedi l'ora di attraversare due oceani e venire a Milano a farla vedere a tutti. Per forza, anche perché se la fai vedere a Melbourne ti prendono per il culo per anni. Invece qui a Milano impazziscono. Non ti danno del cretino, ti danno del designer. D'altra parte il design ha una risposta per ogni cosa. Prendi la mobilità ecosostenibile. Allora, cosa c'è di meglio di una bicicletta? Ovvio, una bicicletta di... Allora, diciamo, una bicicletta di... Guarda questa bicicletta, guarda sto stronzo che cazzo si è inventato. Te lo giuro, c'è un filmato, non ve lo faccio... È una roba assurda. Tu, questo progetto tedesco è una bici senza selle e senza pedali. Praticamente è come andare a piedi, ma sulla bici sulla schiena, no? Cioè, questa bici è così ecosostenibile che ti ecosostieni anche la bici sul groppone, te lo giuro. Se una ragazza ti invitano ad un party subacqueo, ma che problema c'è? Fatemelo vedere. Le pinne coi tacchi. Servono per non farti sembrare più bassa dei branzini. Non so, torni a casa dopo una giornata di lavoro, non vedi l'ora di sdraiarti sul divano? Fatemi vedere il divano che è per te. Guardalo qua. È fatto di uova, è comodissimo. Devi solo sederti piano. Piano, piano, piano. Lo sapevo. Niente, non ce la fai. È l'unico divano che se lasci il riscaldamento un po' troppo acceso ti riempi la casa di pulcini. Cioè, se ti cade un po' d'olio sopra, fai la maionese, non lo smacchi, no? Non vi piace il divano alle uova? Va bene, dai, fatemi vedere l'altro divano che è più interessante. Ecco, qui devi sederti veramente, piano. Confronta questo. Quello di uova è comodissimo. Comunque, e voi vi chiederete, ma a cosa servono queste robe? Ma no, non servono a niente, no? Ma sono provocazioni, come direbbe Freccero, dai, veramente, cioè, eccetera. Sono delle provocazioni, sono come le Leopolde di Renzi. Non servono un cazzo, però sono provocazioni, però c'è tanto design. E invece pensate che il design muove nel mondo una cifra pari a 25 miliardi di euro, no? Il design sta all'arredamento come la moda sta all'abbigliamento. Avete presente la moda, no? Le sfilate, tipo questa. Ecco, guarda un po'. Mi ci vedete? È concetto così, ragazzi. Se non ti hanno appena liberato dei banditi sardi dopo due mesi sul Gennargentu, è chiaro che in giro così non ti ci fai vedere. Ma la cosa bella è quando si fondono però moda e design. L'altro giorno a Milano hanno presentato, ve lo giuro, un abito femminile. Un abito femminile lungo in cui c'è molto design. È un vestito con delle farfalline sulle spalle, ve lo giuro. C'è un sensore che le fa volare appena uno si avvicina nel raggio di 30 centimetri. Di regia, me lo fai vedere per cortesia. Guarda questo signore qua. Guarda. Questo abito rappresenta il connubio dell'innovazione tecnologica, sì, e dell'alta moda, sì, realizzato in un tessuto Jaguar con Jaguar, sì, fibre metalliche in lurex, sì, nasconde anche dei servomotori, mm, e un sensore di prossimità a ultrasuoni, sì, e che permette di percepire la presenza, sì, di oggetti e persone a, sì, distanza di 30 centimetri. Straordinario. Ha più di 40 farfalle. Allora vediamo come...
come funziona. Chiudiamolo. Dai. Porca voi adesso, quel vestito, ve lo giuro, pesa 8 kg. Ora, tu sei una ragazza, vai in giro, la prima cosa, intanto una così la bombardi col bygone, appena la vedi. Pesa 8 kg, le farfalle non tornano a posto, cadono per terra. Ti si avvicina uno, cioè, passi, e che cazzo, passi a raccogliere le farfalle tutto il giorno. Vedi, ma io... Ma... Perché Milano, appunto, è la capitale sia del design che della moda. Più che la Milano da bere è diventata la Milano dove se la bevono. Dunque, questa settimana a Milano è previsto l'arrivo di 400.000 persone, no? Perché non c'è solo il Salone del Mobile, c'è anche la Triennale sul design che ritorna dopo 20 anni, e il Fuori Salone, mostre, esposizioni eventuali ed eventi diffusi nei quartieri della città. Praticamente a Milano questa settimana non si dorme. Cioè, se sei milanese hai due possibilità. O inizi a farti di coca e vedi tutto quello che c'è a Milano, oppure ti sposti dai parenti a Vercelli. Ecco, allora, non lo dico perché, per Sergio Nipotanti, però c'è una categoria di persone che questa settimana a Milano veramente ci sballa. La grande sono gli architetti. Gli architetti, qua ce ne abbiamo una in sala, meravigliosa, fate un applauso a questa donna stupenda, l'architetto. Vengono da tutto il mondo! Con i loro taccuini, le loro matitine, le loro sciarpette e qualcuno ha anche una parrucchetta.